c'è niente. Forse se ogni tanto facessi la spesa anche tu. Non toccava a me questa volta, stando al vostro regolamento. Oggi si mangia pasta. Avanti, mangia la tua pasta. Non mi va. Vabbè, non capisco perché. C'è sale. Ah, allora sapete che non c'è acqua. Forse ci sono ancora i tuoi cornflakes. Ricordati il tuo piatto comunque. Perché se no lo rompi? Cos'è, una minaccia? Sì. E certo, perché non sei in grado di dire una frase normale come Erika, ti sei dimenticata il piatto. Non è più il tempo delle frasi normali. No, 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 è il tempo delle minacce, così la tua violenza è una bella scusa per venire fuori. Quanti piatti dovrei rompere prima di sentirti di nuovo in pace? Noi siamo ragazzi un po' così, quando ci va rompiamo qualche piatto. Ma cosa ci sta succedendo? Chi giochi che insegna? Che giochi avete fatto? Vieni a trovarmi nella mia casetta, metti il tuo soldatino qui da me al perduccio! No, Boris, tu non sei come lei! Lei è una lurida! Non c'è amore, non c'è tenerezza, lei distrugge tutto quello che tocca! Lei fece cosa che ha in bocca e in mezzo alle gambe, a rischio della morte, è uno spettro! Qualunque cosa ti abbia fatto, qualunque cosa ti abbia detto, l'ha fatto per metterti contro di me, contro di te! Lei vive nella sofferenza degli altri! Lei parla con i visionari, ma non ci copre! No, no, no! Boris! Boris, tu sei l'unica cosa che ho! Io non voglio che niente ci divida! Ehi, tu sei il mio migliore amico! Tu sei il mio fratello maggiore! Io sono il minore! Sono io! Sono lei! Mi vedi? Mi riconosci? Mi sto abbracciando!